www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Andiamo, Rosini alla battuta. Solo Calafa in barriera, ancora Meierga, attenzione, la palla filtra. Tocco di fianco, mentre adesso Calafa ha battuto, attenzione, ultimo uomo, potrebbe esserci il rosso, e invece solamente il giallo. Dalla linea dell'area di rigore, leggermente sulla destra, parte Calafa, la battuta in porta, facile però per Cavalieri. Si avvicina mister, la battuta corta, c'è la rete di Deri. Si è fatta sorprendere la formazione blu-celeste su questa azione, ha ritardato Caraffali nell'inseguimento di Mister e Deri è andato a segno. Cannataro parte in dribbling, il servizio per Meyerg, in area Meyerg, Meyerg ancora sul pallone, Meyerg, c'è il fischio su Meyerg, Deri è finito a terra, c'è un fischio per Deri, Deri è inciampato nel terreno. Ronchi sulla sinistra, parte in dribbling Ronchi, va Alessandro, la conclusione facile per Cavalieri, pallone, parte Alessandro in porta, la paratissima di Cavalieri, anzi no, non tocca, la palla finisce direttamente fuori. Su di lui Mergalli, scambio con Calamocco, bello il tocco di Caraffa, Calamocco, Mergalli, Maierga, e la rete dell'Ecco, no, palla di un niente fuori. Batti e ribatti al centro dell'area di rigore della Virtus, fortunatissimi i bergamaschi, azione confusissima con almeno un paio di occasioni per andare a rete dei blucelesti. Angolo di Cannataro, sul secondo palo c'è libero De Iori, la battuta troppo fiacca, peccato, non è riuscito ad andare all'impatto. Mister avanza, attenzione, il cross, Benedetti, manca il pallone Morosini e c'è il salvataggio di Marcone sulla linea. C'è Ronchi che vince il pallone, Ronchi entra in area dalla sinistra, Ronchi atterrato e c'è il fallo su di lui, poi si rialza, la palla sul fondo, angolo, Ronchi atterrato, si è subito rialzato, spinto da dietro, non in maniera decisa per decretare un rigore, da rivedere anche questo questa sera, Ronchi non ha protestato, finito a terra, si è subito rialzato e ha guadagnato il calcio d'angolo, angolo che verrà battuto da Caraffa in coppia con Cannataro. Cannataro la palla dietro per Malvestiti che può andare alla conclusione, Malvestiti la palla al centro, la rete De Iori, no, il salvataggio di Cavalieri ancora De Iori, la palla in angolo, miracolo di Cavalieri, miracolo di Cavalieri sulla linea di porta, De Iori conclusione sul palo qui sulla destra e Cavalieri praticamente ha tolto la palla dal sacco. Potrebbe entrare in area ma Green cerca di rientrare sul mancino, il cross sul secondo palo, c'è il fuorigioco non sanzionato, attenzione, parata di Salvatori, ma c'è l'abbaglio ancora di Songia che non alza la bandierina. www.leccochannel.it, 24 ore al giorno di musica e sport. Intanto adesso 4-4-2, Ronchi a destra e Gibo a sinistra, invertiti gli esterni per andare al cross verso Caraffa e Ronchi, ma adesso è Morosini che ci prova da fuori, Salvatori in due tempi, non... Caramocco ancora per Cannataro, pensa alla conclusione deviata, ci arriva Caraffa, palla per Gibo, Locatelli in area, Locatelli cerca la linea di fondo, Locatelli si gira, Locatelli dentro e c'è il palo fuori di Locatelli, incredibile giocata in mezzo all'area, in mezzo a tre uomini, Locatelli si fa largo ed è proprio Floccadori in azione adesso, in appoggio su Amodeo. De Iori intercetta, poi attenzione Gibo, Gibo per un attimo, no, 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 addirittura il rigore, incredibile, che abbaglio. Parte la battuta, parata, parata di Salvatori e poi la rete a porta vuota di Amodeo. Virtus che è sul 2-0 totalmente immeritato, rigore inventato. E un... Poi addirittura Magrin, un urlo disumano e c'è il rosso Locatelli. Ma cose inaudite! Ma Catanoso è totalmente impazzito!
è totalmente impazzito Catanoso dopo l'arbitro, dopo il regalo del calcio di rigore, addirittura l'espulsione di Locatelli. Assurdo, una decisione allucinata di Catanoso. Garofoli addirittura in area di rigore, palla per Caraffa, l'appoggio dietro, Marcone, la conclusione alta di pochissimo sopra la traversa. Intercetta Amodeo e c'è la fine della partita. Partita che Lecco avrebbe ampiamente meritato quantomeno di pareggiare, invece la Virtus riesce a portare a casa col punteggio di 2-0, con anche grazie alla simulazione di Magrin che causa l'espulsione di Locatelli. Un 2-0 immeritato della Virtus. www.leccochannel.it, 24 ore al giorno di musica e sport. Dopo la bella vittoria in quella di Levico Terme, il Lecco si ripresenta alla Riga Monticelpi per una sfida però questa volta difficile, con una formazione di alta classifica, la Virtus Bergamo, che si trova in quinta posizione, l'ultima valida per i playoff, dunque in piena bagarre per conquistare le migliori posizioni in vista degli spareggi che ci saranno a fine anno. Dunque una partita difficile che il Lecco affronta bene, ma che però è costretto a trovare subito in salita con un schema da calcio d'angolo. Si porta in vantaggio la Virtus Bergamo, un bel gol di Deris, un cross teso di Mister. Un Lecco che però non si fa mettere sotto e anzi mette in campo tutte le proprie qualità, che però non riescono a portare ad occasioni da rete decisive. Ci sono sì un paio di occasioni importanti per blu celeste, tra le quali anche un salvataggio sulla linea di Sudeiori e una parata di Cavalieri sulla linea di porta. Un Lecco che però dà sempre l'impressione di poter arrivare fino all'area di rigore avversaria, ma senza mai trovare l'occasione veramente pesante e decisiva. Nel secondo tempo il Lecco riparte, ma non con la stessa verve del primo, dunque è più in difficoltà. Una Virtus Bergamo che riesce a gestire bene il vantaggio e solo dopo un rigore fischiato ai danni di Gibo in favore della Virtus e realizzato da Amodeo, il Lecco prova a risvegliarsi dal torpore, ma sul punteggio di 2-0 c'è l'espulsione di Locatelli, un'espulsione da rivedere sicuramente, quella ai danni di Magrina a centrocampo, che praticamente chiude la partita. Dunque un Lecco buono nel primo tempo, ma che non è riuscito a sfruttare le occasioni da rete avute. Una sfida che poteva probabilmente portare a un più giusto pareggio, ma che comunque ha dato buoni segnali dal punto di vista del gioco e della tenuta mentale per i ragazzi di Mister Bertolini. Dallo stadio di Riga Monticelpi è tutto per Lecco Channel, Stefano Menegatti. www.leccochannel.it, 24 ore al giorno di musica e sport.